Ben ritrovati con Pronto Telenova, saluto e ringrazio Fabrizio Visca, amministratore di condominio, ben trovato Fabrizio. Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno a te e ovviamente ben trovati di nuovo i nostri amici che possono scriverci o telefonarci, ci hanno già scritto durante la pausa pubblicitaria, allora leggiamo i primi messaggi. C'è un condomino che fa dispetti al portinaio, è stato comunicato più volte all'amministratore ma lui dice che non può intervenire perché non si trova in presenza all'atto. È corretto, Mirko? Beh, allora, sicuramente ha portato la situazione in questo senso. L'amministratore dice non si trova presente al momento del fatto, perché chiaramente in questo caso ci sarebbe la parola del condomino contro del custode, no? Perché il custode dice certo. Mi fanno i dispetti e chiaramente il condomino dice non lo chiedo. Quindi l'amministratore non può sapere qual è la verità. Giustamente deve essere presente al momento del fatto, per quando la cosa succede, per cui vedi con i propri occhi quello che succede, perché se no si trova in una posizione dove è difficile capire se a meno che non ci siano delle prove tangibili, chiaramente, ma diversamente se non ci sono delle prove, chi ha ragione dei due? Insomma, diventa un po' difficile. Quindi credo sia corretta la posizione dell'amministratore. Ok, da casa ancora scrivono un condomino usa l'appartamento come discarica con cattivi odori sulle parti comuni. Che può fare l'amministratore? Antonio. Ma allora, usa l'appartamento, quindi siamo all'interno di una proprietà. Allora, in questo caso sappiamo che non crea nessun danno ad una parte comune condominiale, senso stretto, quindi l'amministratore l'unica cosa che può fare è richiamare il condomino in questione, l'oggetto, a ovviamente tenere un comportamento all'interno della sua abitazione rispettando quelle che sono più che altro tanto le norme condominiali quanto le norme igieniche, igienico-sanitarie, no? Che chiaramente valgono anche all'interno del comune, solo all'interno del condominio. Più di questo l'amministratore non può fare, se non eventualmente, qualora la situazione dovesse degenerare ulteriormente e quindi ci sia un'emissione di odori sgradevoli all'interno anche del condominio, ecco, in questo caso magari fare delle azioni andando a interpellare anche quelle che sono poi le istituzioni preposte, quindi parliamo ad esempio dell'ufficio igiene, perché dell'autorità sanitaria locale, in modo da far intervenire anche terzi enti che sovrintendono proprio alla questione igienico-sanitaria. Però più di quello a livello condominiale non si può fare perché siamo all'interno di una proprietà privata. Ecco, hanno scritto ancora da casa e scrivono: scusate, sono sempre io, sono sicurissimo che sia quel condomine a fare dispetti, possono documentare riprendendo con il telefono, grazie. Allora, documentare riprendendo con il telefono, io per questioni di privacy direi no, ovviamente bisognerebbe intervenire in un'altra maniera, cioè se quel condomino, se siamo certi che sia quel condomino che è in dispetto, bisognerà trovare una dimostrazione tangibile da far vedere in assemblea, comprare all'amministratore che questi dispetti avvengono. Se io trascorso immagini, video, allora, purtroppo Visca si sente un po' male, adesso cerchiamo di capire se riusciamo a ripristinare un pochino il collegamento. Intanto ti leggo anche un altro messaggio: il cane del mio vicino ogni volta che esce continua ad abbaiare, non lo sopporto più, per favore si può fare qualcosa? Antonella da Vimercate. Entriamo in un ambito che non ha nulla a che vedere con il condominio, perché ovviamente questa è una questione di vedere degli animali. Per quanto riguarda il condominio, la cosa è che gli animali in condominio chiaramente recare disturbo, più che disturbo, recare danni alle parti comuni, quindi anche a livello, anche qui a livello igienico, possiamo rispettare quelle che sono le parti comuni condominiali. Il fatto che il cane abbaia, quindi entriamo un po' in una questione abbastanza delicata, ma che è personale come proprietario dell'animale, perché sappiamo che quando usciamo da casa, quindi andiamo in qualunque parte o zona pubblica, che sia un marciapiede, che sia un parco cittadino, che siano le parti comuni condominiali, qualunque zona fuori dalla nostra unità abitativa,
di solito, anzi la norma vuole, ma anche buon senso vuole, che l'animale sia tenuto al guinzaglio in caso si tratti di, come in questo caso, di un cane, e soprattutto sia munito di museruola. Ecco, questo però, ripeto, è una questione prettamente personale che investe il proprietario dell'animale, la persona che si sente danneggiata da questo comportamento. Grazie. Vorrei cambiare delle cose nel mio palazzo. Qual è il numero massimo di deleghe per la riunione condominiale? Vorrei raccogliere il più possibile. Grazie. Vorrebbe cambiare, non vorrebbe raccogliere massimo, tante deleghe per cambiare delle cose nel suo palazzo, quindi penso che voglia avere una maggioranza in amministrazione. Ah, ok. Allora, teniamo conto che le deleghe io sono sempre possibili. Ci sono però dei limiti introdotti dalla normativa che prevede i condomini che hanno più di 20 unità immobiliari. Ciascun condomino non può avere un numero di deleghe maggiore di un quinto delle teste e un quinto dei billettini. Che cosa vuol dire? Se noi siamo in 50 unità abitative, ciascun condomino non può avere più di 10 deleghe che rappresentino più la qui sopra dei millesimi sia superiore a 200 millesimi. Quindi dovete fare questo. Per cui, non so, mettetevi d'accordo per arrivare alla maggioranza, siamo 3-4 condomini, spattiamo, ognuno prende genere in modo che rimaniamo all'interno dell'ambito di questi limiti. Chiaramente, tramite quello dovete poi fare anche il conteggio che la somma di tutte le deleghe sia, come dire, i millesimi e le teste sufficienti per deliberare. Sappiamo che il buono deliberativo non sono a tutte le materie, cioè se io devo nominare un nuovo amministratore, se devo dare l'avvio a dei lavori che hanno un certo valore economico o importante, così come tante altre, o devo nominare per esempio un revisore contabile esterno, sappiamo che servono 500 millesimi. Fate i conti corretti con le deleghe per arrivare a 500 millesimi. Per altre questioni basta 100 millesimi, per cui ecco, tenete conto di queste differenze, ma soprattutto i limiti delle deleghe. Grazie Visca. Gigi da Segrate scrive: abito al piano terra, allo zero, sono 5 piani, devo contribuire alle spese della luce in una zona dove io non passo mai, grazie. Sì, adesso io non so a che zona si per risposte sì, perché tutte le zone grandi, quindi tutte le parti comuni condominiali, tecnicamente sono potenzialmente utilizzabili da più. Facciamo un esempio molto, molto, molto semplice, cioè all'interno del condominio io che abito al piano zero chiaramente pagherò anche ma a spiedesimi l'illuminazione del sesto piano. Vuol dire io al sesto piano non ci vado mai perché devo pagare l'illuminazione del sesto, perché potenzialmente ci potrei andare, nessuno me lo può vietare. Quindi la razio che vige all'interno del condominio è: io potenzialmente, con il mio condomino, potenzialmente posso utilizzare una parte comune condominiale, e quindi solo per me questo fatto devo contribuire minimamente alle spese del condominio. Poi io non utilizzerò mai per mia volontà non sapere, cioè quindi non fa differenza all'interno del condominio, basta l'uso potenziale. Quindi la risposta alla domanda sì, deve contribuire pure a terra, contribuire alle spese condominiali anche di una parte che lui volontariamente non utilizza. Oggi vanno per la maggioranza invece nei nostri messaggi i cani, quindi scrive e dice: ciao da Michi, dove abito io c'è un nuovo inquilino che ha un cane molto pericoloso, non gliene frega nulla degli altri condomini, si può denunciare? I cani... Assolutamente sì, se il cane... sì. Sì, perché se il cane è pericoloso, che quindi è una minaccia per l'incolumità delle altre persone, quindi i terzi che abitano in condominio, ma anche i terzi che lavorano magari in condominio, no? Pensiamo alle presenze di pulizie, per esempio, chiaramente sì, deve essere fatto, cioè perché probabilmente il proprietario dell'animale non rispetta la normativa che, come abbiamo detto prima, prevede determinati comportamenti. Grazie, siamo 6 palazzine, possiamo fare il cappotto termico a una sola, l'amministratore e il codice fiscale sono unici, grazie. Sì, si può fare perché anche se il codice fiscale è unico, in ogni caso ciascuna palazzina è indipendente, probabilmente siamo all'interno di un super condominio e quindi io parlo a livello strutturale, no? Ci sono diverse palazzine che poi condivideranno le parti comuni, quindi
È vero che le parti comuni che sono comuni a tutte le palazzine che utilizzano, ma ogni singola palazzina, soprattutto il tema di cappotto termico, è dipendente dall'altra, per cui la risposta è sì, ogni palazzina può fare a sé. Grazie. L'edera del mio vicino entra sul mio balcone, o gliela taglio o la taglia lui? Lui non ne vuole sapere, grazie mille. Allora, c'hai i fiori. Anche questa è una questione. Come? Sì, questa è una questione prettamente privata, no? Nel senso che deve trovare un accordo con il vicino su chi parlare a questa pianta. Ovviamente sia il proprietario, no? Che si occupa del suo ambiente, del suo appartamento. Però a meno che si voglia ricorrere ad altre vie, per una questione del genere io tendenzialmente suggerisco sempre di trovare prima un accordo bonario, ecco, che è la miglior cosa per il buon vivere. Poi la questione fondamentalmente non è così grave da dover correre da altri mezzi, per cui interesse il vicino e un po' da trovare un accordo. Allora, andiamo in pubblicità, vi ricordiamo di telefonarci al numero che vedete in rosso, non l'altro, che è solo per i messaggi, a tra poco. Rieccoci in studio. Allora, in pubblicità leggevo un po' di messaggi. Per sopprimere il portierato ed assumere un'impresa di polizia, che maggioranza occorre? Lillo. La maggioranza in questo caso, come dicevamo prima, è uno di quegli argomenti dove è richiesto il precetto di legge. Per togliere il servizio di portierato ci deve essere la maggioranza assoluta, quindi più di 500 millesimi, cioè a 500 millesimi poi, che ovviamente corrispondono alla metà, meno la metà è contabile. Grazie mille. E poi da casa scrivono: si può vendere il locale portineria? Leonardo da Varese. Il locale portineria sì, una volta dismesso il servizio si può sia vendere che dare affitto a terzi, però in questo caso bisogna sempre avere i 500 millesimi, ma soprattutto nel momento in cui si decide di andare a vendere o di andare a fare una locazione di una durata superiore ai 9 anni, addirittura ci vuole l'unanimità dei consensi, perché ovviamente quando si deve vendere, soprattutto bisogna andare dal notaio e quindi la firma deve essere fatta da tutti i condomini, perché la comproprietà è di tutti i condomini, così come quando si deve sottoscrivere una locazione ultranovennale, tutti devono firmare il contratto di locazione, o meglio, in questo caso firma l'amministratore, ma deve avere l'ok da parte dei 1000 millesimi, dall'unanimità. Allora, da casa, l'appalto all'impresa di polizia può andare oltre l'anno? Sì, si possono fare anche contratti per un anno, chiaramente di solito si fanno anche biennali, poi all'interno del contratto comunque c'è sempre la possibilità di rescindere dal contratto con un termine di preavviso che viene stabilito di volta in volta, di solito sono 60 giorni piuttosto che o si importano 2 mesi di preavviso, però si possono fare anche non di anno in anno ma anche di 2 anni. Jerick da Sempione scrive: avrei bisogno di un po' di soldini, la cantina che ho comprato insieme alla casa si può vendere oppure almeno affittare? Grazie. No, la cantina no, perché è un accessorio dell'appartamento, quindi segue l'appartamento, non è come il box che può essere venduto o locato separatamente da unità abitativa perché è accatastato in maniera autonoma. La cantina è parte integrante dell'appartamento, quindi non si può neanche affittare, quindi neanche affittare. Ok, leggiamo un altro messaggio. Che maggioranza occorre per installare un sistema di allarme sulle parti comuni? Lucia. Il sistema di video, penso che si svolga, cioè, faccia riferimento alla videosorveglianza, sì. No? È il classico sistema di videosorveglianza, appunto, che si mette nei condomini, quindi con telecamere e quant'altro, perché raramente vedo un servizio di antifurto come siamo abituati noi a vedere nelle nostre abitazioni. Quindi per quanto riguarda il sistema di videosorveglianza, la sicurezza del condominio, sono necessari 333 millesimi, quindi un terzo dei condomini, sia per quanto riguarda le teste che per quanto riguarda i millesimi. Ho il cornicione del balcone pericolante, vorrei sapere chi risponderebbe del crollo, grazie.
In caso siamo in presenza di un zoom di un balcone aggettante, cioè quei classici balconi che sono aperti su tre lati, quindi sappiamo che questa tipologia di balcone è proprietà esclusiva di colui che la utilizza, quindi del proprietario dell'appartamento cui il balcone serve, e quindi in caso di crollo, di pezzi che si staccano, qualunque danno che può provocare il balcone, chiaramente rimane in capo al proprietario, perché la responsabilità è solo dell'utilizzatore. Grazie. Buongiorno, il nostro condominio è formato da due scale, A e B. Alcuni vogliono mettere una fontanella collegata al generale dell'acqua. Sapendo che poi ci sarà sicuramente qualcuno che ne approfitterà, si può considerare una spesa voluttuaria e non partecipare alle spese? Grazie. Ma allora, questo più che sì, può essere considerata voluttuaria, che altro è una miglioria che si vuole fare in questo caso, per cui chi vuole può esonerarsi da contribuire a queste spese. Chiaramente. Poi non so che utilizzo uno ne voglia fare, perché sappiamo che la fantasia umana non ha limiti, però qui sembra di capire che sia più un obiettivo, un abbellimento, per cui sicuramente uno può anche non partecipare, però se è un abbellimento dovrebbero essere un po' d'accordo tutti i condomini, ecco, anche se la maggioranza richiesta non è un'attività, ma è la maggioranza, quindi insomma, voglio dire, sulla miglioria io mi tirerei indietro, poi per paura di spendere i propri soldi in maniera esagerata, non so, ripeto, la fantasia poi non so fino a dove può arrivare e uso ne posso fare di una fontanella. Alberto scrive: il mio vicino di casa ho sentito che vuole vendere, ho diritto ad acquistare per primo, grazie. No, nel senso che non c'è l'unico diritto, spetta casomai a colui che è in affitto, no? Sappiamo che chi ha un contratto di locazione, per cui è in affitto all'interno di un appartamento, è l'unico che ha il diritto di prelazione, cioè che il proprietario, qualora voglia vendere, deve sentire per primo il proprio affittuario se ha intenzione eventualmente di comprare, ma il vicino di casa e tutti gli altri non hanno nessun diritto di prelazione. Quindi la risposta è negativa. È possibile che il mio condominio non abbia un regolamento? Grazie. Sì, è possibile, perché sappiamo che dalla normativa che è il condominio, l'obbligo di un regolamento condominiale scatta nel momento in cui abbiamo le unità immobiliari. Quindi la risposta alla domanda è possibile. Bisogna vedere poi nel suo condominio quante unità immobiliari ha. Se sono superiori a 11, ci deve essere per forza un regolamento, se è inferiore a 11, rientriamo nel caso in cui è possibile. Vabbè. Allora, dove abito io siamo 35 famiglie, impresa le pulizie giovedì, se piove non fanno nulla e saltano la settimana dopo, si può scalare dalle nostre spese, Vincenzo? Beh, bisogna, sì, si può scalare, bisogna valutare però come è stato fatto il contratto con l'impresa di pulizia, perché magari nel contratto è previsto che in caso di pioggia o comunque di maltempo non c'è servizio, e quindi in questo caso comunque è stato stipulato un contratto che prevede questa possibilità, e per cui il contratto devo rispettare, per cui devo invece contribuire alle spese, cioè devo pagare quello che è il servizio. Diversamente, se non era previsto, sì, si può rivedere questo contratto, magari mettendo una nuova clausola, facendone quindi un contratto nuovo, aggiornando questa clausola. Per cui allora, sì, dipende tutto, perché la risposta è sì, ma dipende dal contratto. Io stavo leggendo i vostri messaggi, purtroppo però è finito il tempo a nostra disposizione. Lunedì prossimo, come tutti i lunedì, ci sarà Fabrizio Visca, quindi risponderà a tutte le vostre domande sulla questione condominiali. Grazie a Fabrizio Visca, ovviamente, a lunedì. Grazie. E grazie a voi. Noi ci vediamo invece domani alle 12.30, oggi non ci sarà il nostro appuntamento con Metropolis Calcio per motivi di palinsesto, ma ci rivediamo domani 12.30, ciao!